Fatemi vedere quanti soldi ho nel portafogli. No, non sono sufficienti per comprarmi una casa, ma neanche a pagare l'anticipo. Scherzi a parte, perché questo inizio? Perché molto spesso sono proprio queste le parole che diciamo quando guardiamo il nostro conto corrente e ci rendiamo conto che pur volendo comprare la casa dei nostri sogni, non abbiamo una cifra sufficiente per la caparra. Che poi il resto ce lo dà la banca e in cambio ci chiede la testa e volevo dire l'ipoteca sulla casa, ma la caparra, ahimè, la dobbiamo mettere noi. Oddio, c'è anche il modo di comprare la casa senza anticipo e proprio di questo voglio parlarvi in questo video. Vi interessa il discorso? Direi di sì, visto che uno dei video più visti di questo canale aveva proprio il titolo "L'errore più grande che puoi fare se compri casa". Così, nella speranza di farvi una cosa gradita, ho pensato di darvi qualche piccolo suggerimento per acquistare un tetto sotto cui vivere senza pagare un solo euro di tasca vostra e farvi finanziare tutta la spesa dalla banca. Come? Eccovi accontentati! Aspettate. Prima di andare avanti, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale e azionare la campanella degli avvisi per restare aggiornati anche sulle prossime novità legali. Tuffiamoci in questo bellissimo e avventuroso viaggio nel diritto italiano. Sigla! La legge. Allora, partiamo da Adamo ed Eva. Allora, c'era una volta nostro Signore che fece il paradiso terrestre. Frena, non così indietro. Allora, possiamo saltare tutta questa parte e arrivare a quella in cui un italiano medio, che chiameremo Mario Rossi, tutti i Mario Rossi d'Italia prima o poi mi faranno causa visto che uso sempre questo nome per gli esempi, dicevo, prendiamo questo benedetto Mario Rossi che vuole comprare casa. Come deve fare? Di solito si passa attraverso tre passaggi. Inizialmente le parti firmano un compromesso, il cosiddetto contratto preliminare. Con questo non viene trasferita la proprietà, ma il futuro acquirente e il futuro compratore si obbligano irrevocabilmente a effettuare questo trasferimento in un momento successivo dinanzi al notaio, per come la legge del resto impone. Quindi il compromesso non genera un passaggio di proprietà, ma solo la nascita di un obbligo a vendere da un lato e a comprare dall'altro. L'efficacia del compromesso di solito viene subordinata all'accoglimento del mutuo. Cioè, si scrive, se l'acquirente non otterrà il mutuo, questo compromesso non varrà più nulla e nessuno potrà contestare nulla all'altro o qualcosa di molto simile. L'acquirente potrebbe quindi riprendersi anche la caparra versata. Infatti, al momento della stipula del compromesso, l'acquirente versa al venditore una caparra. La caparra non è esattamente un anticipo, serve a garantire ciascuna parte da un eventuale inadempimento dell'altra. Ad esempio, se l'acquirente non dovesse presentarsi dal notaio, il proprietario della casa potrebbe trattenere la caparra a titolo di risarcimento. Ma se la vendita dovesse compiersi regolarmente, la caparra sarà imputata a titolo di acconto sul prezzo, ossia proprio come un anticipo. Viceversa, se dovesse essere il venditore a tirarsi indietro, l'acquirente potrebbe, a titolo di risarcimento, pretendere il doppio della caparra versata. Il secondo passaggio avviene davanti alla banca. L'acquirente chiede il mutuo offrendo tutti i documenti che l'istituto di credito gli chiede. A fronte del mutuo, la banca accende ipoteca di primo grado sull'immobile. Per legge il mutuo non può mai superare l'80% del valore di perizia dell'immobile, ossia il valore di mercato secondo le stime del fiduciario nominato dalla banca. Questo per garantire la stabilità del sistema bancario in caso di insolvenza del mutuatario. Tuttavia, dispone la legge, l'istituto di credito può accordare un mutuo superiore, raggiungendo anche il 100% del prezzo di vendita, se il cliente però offre ulteriori garanzie oltre all'ipoteca sulla casa da acquistare. A tal fine potrebbe essere necessario concordare un'ipoteca su un altro immobile, magari di proprietà dello stesso mutuatario o di un terzo, oppure concedere una fideiussione da parte di un terzo, ad esempio un genitore o un coniuge che non sia già in comunione dei beni. In tal caso il garante affiancherà il mutuatario offrendo a garanzia il proprio patrimonio in modo da consentire a quest'ultimo, cioè al mutuatario, l'ottenimento di un mutuo per un importo più elevato rispetto all'80%. L'ultimo passaggio si consuma davanti al notaio con la firma del contratto definitivo di compravendita, l'atto cioè
che trasferisce la proprietà del bene. A questo punto la banca paga integralmente il venditore, che resta pertanto subito soddisfatto, ma la banca si surroga nel credito nei confronti dell'acquirente e pretendendo da questi il pagamento delle rate e degli interessi secondo il piano di ammortamento che è stato preconcordato. A questo punto possiamo venire a noi e alla nostra recondita ambizione di comprendere come comprare una casa senza anticipo, o meglio, senza una caparra. A prima vista sembrerebbe che ciò sia impossibile, infatti, come vi ho appena detto, la banca non può di regola erogare un mutuo superiore all'80% del valore dell'immobile. Tuttavia ci sono una serie di ipotesi che consentono di bypassare il problema. La prima: il venditore rinuncia al 20% del prezzo, così chiedendo all'acquirente solo l'80% del valore di mercato per come periziato dalla banca, venendo così soddisfatto integralmente dalla banca stessa. Ma chiaramente dovete avere fortuna, dovete cioè trovare chi vi faccia uno sconto così forte, e non è facile. Di solito succede quando avete a che fare con tanti eredi che si bisticciano per l'eredità e che non vogliono più sostenere le spese di un immobile che nessuno riesce a usare. Che poi, se togli 20.000 euro a una persona, il peso si sente, ma se le togli a 5 eredi sono 4.000 euro a testa ed è un sacrificio poco significativo pur di sbarazzarsi di quell'enorme spesa. Vediamo adesso la seconda soluzione. L'acquirente può offrire alla banca un'ulteriore garanzia rispetto all'ipoteca, così ottenendo un mutuo pari al 100% del prezzo da corrispondere al venditore. Ad esempio un'ipoteca sulla casa di un genitore, del coniuge o di un parente e così via, oppure la fideiussione di un parente. In entrambi i casi, però, il venditore e l'acquirente dovranno accordarsi per rinunciare al versamento della caparra al momento della stipula del contratto preliminare, e non è detto che il venditore possa abdicare a una garanzia così importante, a meno che non ottenga rassicurazioni dalla stessa banca del futuro acquirente. Di certo, la legge lascia le parti libere di accordarsi senza imporre condizioni particolari. Esistono ulteriori soluzioni per comprare casa senza pagare la caparra. La prima è accedere al cosiddetto fondo di garanzia prima casa, istituito con la legge di stabilità 2014 e stanziato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Serve ad agevolare il credito alle famiglie giovani che non hanno ancora avuto la possibilità di crearsi una stabilità economica e che quindi non hanno subito a disposizione le somme necessarie all'acquisto di una casa. Il fondo concede una garanzia nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari per immobili adibiti ad abitazione principale, erogati ovviamente da banche che hanno aderito alla richiesta. La banca si impegna a non richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive oltre all'ipoteca sull'immobile. In questo modo l'acquirente può ottenere un mutuo fino al 100% del valore dell'immobile da acquistare senza dover cercare liquidità per l'anticipo. Per poter usufruire della garanzia sono però necessari alcuni requisiti. 1. Il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad eccezione di immobili acquistati per successione, cioè per eredità, oppure che siano concessi in uso gratuito a genitori o fratelli e sorelle dal soggetto che presenta la richiesta. 2. L'immobile per il quale è richiesto il finanziamento non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 o A9, che sono gli immobili di lusso. 3. Il mutuo deve essere richiesto per l'acquisto dell'abitazione principale del mutuatario e per un ammontare non superiore a 250.000 euro. Il suo tasso effettivo globale non può essere superiore al tasso effettivo globale medio vigente. È possibile comprare casa senza anticipo anche tramite il leasing immobiliare, o anche detto locazione finanziaria immobiliare. Si tratta del contratto con cui una banca o un intermediario finanziario si obbliga ad acquistare una casa per conto dell'utilizzatore. Quest'ultimo ne può disporre per un tempo determinato, a fronte però del pagamento di un corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione dell'immobile e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene immobile ad un prezzo prestabilito, il cosiddetto diritto di riscatto, oppure, in caso di mancato esercizio di questo diritto, ha l'obbligo di restituire il bene. L'ultima soluzione per comprare casa è quella del rent to buy. Si tratta di una sorta di affitto in cui le rate vengono imputate al prezzo di vendita e all'esito della scadenza
l'acquirente può decidere se riscattare l'immobile divenendone proprietario, ma pagando il residuo valore, oppure recedere dal contratto abbandonando la casa. In pratica, a fronte del pagamento dei canoni, il venditore concede all'acquirente l'immediata concessione del godimento dell'immobile, ossia la possibilità di andarci a vivere, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto. Bene amici, ora che vi ho rivelato anche questi trucchetti per risparmiare, non vi resta che dire insieme a me: questa è la legge! Questa è la legge! Comunque, avvocato, tantissima stima per lei e questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.